Chi passa sulla strada che da Bologna porta sui colli e poi scende in Toscana, si chiede il perché di questo cancello sul nulla. Noi lo immaginiamo come la porta d'ingresso delle colline bolognesi. Il costante movimento del pendolo dell'antica chiesetta di Tizzano scandiva il ritmo di queste campagne. Il tempo del lavoro e del riposo dei mezzadri e dei braccianti giornalieri era regolato dai suoi rintocchi ogni quarto d'ora. Ecco qua. Per Gabriele, che amministra queste terre, il suono delle sue campane è ancora un dolce richiamo. Nel tempo è stato un po' risistemato, però è ancora perfetto, eh? Quando la calura ferma il lavoro dei campi e si attende la vendemmia, dentro le mura di Palazzo De Rossi a Sasso Marconi si ripete da 3 secoli la Fiera di Sdas, la fiera del setaccio, lo strumento che si usa per separare la farina dalla crusca. Da subito siamo catapultati alle origini contadine della gente delle colline bolognesi, tra le cinghie e gli ingranaggi di una vecchia trebbiatrice. La trebbiatura era il momento più importante dell'anno e durava giorni interi. La scappata, la calata, la muta. La tradizione bolognese delle campane ha una tecnica particolare. Diverse campane sono suonate come un unico strumento da più persone che, oltre a doti di resistenza fisica, devono possedere colpo d'occhio e notevole senso musicale. Qui si concentrano tutti gli aspetti salienti della vita di campagna. Macchine e attrezzi agricoli, antichi mestieri e anche gare che ne esaltano le abilità. Sfide dallo spirito burlone. Dopo la beffa del martello bucato, è il momento delle prove di forza. Le donne sono le prime a misurarsi nel tiro alla fune. Ora tocca agli uomini mostrare i muscoli. E che muscoli! All'apice di tutte le gare, nel cortile interno del palazzo, attorno ai lunghi tavoli, 25 concorrenti si sfidano all'ultimo rullo di mattarello. Le sfogline, come si dice a Bologna, sono ai loro posti. La fontana di farina è pronta sul tagliere. Rompete le uova! È il segnale di partenza. 3 uova di farina, in gergo significa una quantità variabile di farina, più o meno 3 etti. Ma quella minima differenza determina l'esecuzione della sfoglia. Io sono stata scarsa. 3 uova sono poche per noi. Siamo abituati a farne di più. L'impasto è fatto. Con naturale manualità e maestria inizia il rullo dei mattarelli. La sfoglia è stesa. Con qualche civetteria, quelle tirate più sottili trabordano e scendono dal tavolaccio. La prima sfoglia è caricata sul mattarello. Allora, su, è la foto finale. La signora non si è accorta che la gara è finita e, perfezionista com'è, continua a stendere la pasta sino a tirarla allo spessore perfetto, un poco più spessa per le tagliatelle, più fine per i tortellini. È il momento di gustarle. Tagliatelle per tutti. Le danze della sera chiudono la fiera. Il ballo dei nastri auspica il matrimonio. Tenuti a mano dai danzatori, si intrecciano seguendo il ritmo dei passi. Prefigurano un'unione felice. Ahimè, se un errore rompe l'ordito della danza, il destino del matrimonio è segnato.
Nella cucina di Anna di Lagune c'è sempre movimento. Infatti ieri qui ci abitava una signora che lei non faceva mai da mangiare. Quella volta che faceva un'insalata la veniva a mangiare fuori perché si facevano le briciole. Io ne prendo su delle palette la mattina delle briciole. Pratica e sbrigativa, Anna è la res d'ora dei grandi pranzi della parrocchia. Possiede lo spirito magnanimo e gioviale delle donne emiliane. Sei uova, sete di farina e sete di zucchero. Pizzico di sale, un limone grattugiato. Il latte, ne ho sempre fatti dei dolci. Ieri ne ho fatto due fornate, ma ho fatto le rolline più piccole, perché io ho tante ricchette da andare a trovare. C'ho della gente e gli regalo, ci porto la zambella, capito? Questa è gialla e questa è variegata, è gialla e marrone. Adesso noi, mentre facciamo un po' di chiacchiere, loro si cuociono. 40 minuti a 180. Che era il mio compleanno il giorno della festa della parrocchia. Allora avevo fatto 12 litri di zolfo di riso, un tot di queste giambelle e poi avevo fatto quella col cocco e la menta, perché 75 anni non si compiono due volte, si compensa solo una volta. Non faccio da mangiare, io faccio di tutto di più. Anzi, quanto d'inverno è brutto tempo, faccio dei ragù grandi così, che siamo quelli del ristorante. Poi preparo 10-12 stagnoli di lasagne, poi li congelo, poi durante tutto il primavera così le cucino. E cosa si sta a fare d'inverno quando c'è mezzo metro di neve? Se no, quanto è bel tempo, a me piace anche ad andare in giro. Io prendo, vado poi a trovare tutte le mie amiche, ho le case di riposo, quelle che non vengono fuori, poi ci porto la giambella. Campi coltivati, boschetti, torrenti, manufatti, castelli e magioni. Il paesaggio delle colline bolognesi è stato totalmente costruito dal plurisecolare lavoro contadino, abbinato a un grande senso estetico. I suoi tratti salienti sono radicati nel Medioevo e nella precedente civiltà etrusco-romana. Cipressi, pini marittimi, siepi. Da questo paesaggio ora mancano gli ulivi. Anche qui, come in Toscana, le file di alti cipressi contornavano le colline e gli uliveti si estendevano lungo i declivi. Nel Settecento il grande freddo ne gelò la maggior parte. I vecchi tronchi spaccati e contorti a pieve del pino ne sono la testimonianza e ora la coltura dell'olivo si sta di nuovo diffondendo. La pianta principe delle colline rimane comunque la quercia. I boschi di quercia che esistevano vennero tutti tagliati per la costruzione delle strade ferrate, la Bologna-Pistoia prima e la direttissima Bologna-Firenze poi, sacrificati al progresso. Nel bel parco della Villa a Quaderni, a ridosso della collina di Mongardino, resiste ai secoli una quercia maestosa, un esemplare monumentale di circa 400 anni. Nel giardino della villa, Aurora, che ha fatto della sua passione per la cucina una professione, sperimenta nuove idee. Il papà chef, la mamma esperta nel fare la sfoglia, la tradizione rivissuta con fantasia e innovazione. Ogni piatto per lei è un racconto. Si sperimenta nella cucina nel fieno, un tipo di cottura dove le spezie lasciano il posto alle erbe aromatiche e ai freschi profumi floreali. L'erba medica, con il suo forte odore, messa in cottura, sprigiona delle tostature particolari e un sentore floreale che si abbina alle parti grasse. Guarda che belle! Sono mai venute così bene, ve lo dico. Boh, ci siamo, con loro ci siamo. Ecco qua. Aurora glassa le capesante con una crema di latte profumata alle erbe e crea un connubio floreale tra il fieno maggengo e i fiori di camomilla. Ed ecco, l'ambiente delle colline è nel piatto. Anche il calamaro è pronto. La profumata cottura nel fieno continua con le patate dolci e uno spiedino di calamari. Ecco qua.
Qui il calamaro si combina con il fresco profumo dei fiori di sedano. È domenica. Gli assordanti motori di auto d'epoca invadono le sinuose strade della collina. La passione dei motori e il gusto della competizione di questa terra emiliana corrono nella nuova edizione della Bologna-Loiano. Arturo sfreccia in salita sulla sua Osca 1100, costruita a Bologna nel primo dopoguerra, e parla come se fosse ieri delle grandi vittorie conseguite dalla sua auto, di quando la guidavano famosi piloti, Cabianca, Villoresi. E oggi, come allora, molta gente attende sulle strade per vederle passare. Sulle colline di Savigno, nel mulino del dottore, un caseggiato del XVII secolo con annessa torre colombaia, Fabio e la sua famiglia hanno rimesso in funzione le macine in pietra del vecchio mulino. Stiamo macinando del farro, dal chicco fino al pane, diciamo, sia la coltivazione dei cereali che la trasformazione in farina, poi anche il prodotto finito. Questa, come scende, è sempre farina integrale, c'è tutto del chicco, c'è anche la parte esterna, si chiama crusca. Marisa già conosceva l'arte del pane, viene da una famiglia di fornai, gestiva un forno in centro a Bologna. Questo forno era gestito prima dai miei nonni e poi dai miei genitori e da me, finché non ho incontrato il caro Mugnaio, capito? Ci siamo trasferiti qua e poi dal Mugnaio è cominciato a uscire la farina e dal forno e a mio figlio e da me il pane. Poi qualche dolce, qualche dolcetto, qualche pizzetta, grissini all'olio d'oliva, i crack al sesamo. Il pignoletto si può considerare il vino dei colli bolognesi. Si vinifica frizzante, fermo, passito e spumante. Questa è sempre stata una zona molto vocata alla sua coltura. Sin dai tempi antichi, i frati di Nonantola coltivavano questo vitigno. Siamo nella valle del Samoggia. I vecchi poderi agricoli vengono ripresi con uno spirito giovane e ritornano a produrre in modo più sostenibile. Il caldo dell'estate ha anticipato la vendemmia. Francesco è al lavoro nella vigna, aiutato dal fratello e dagli zii. È laureato, ma il suo futuro lo ha trovato nei campi del nonno. Molta la passione si costruisce anche facendolo il lavoro, non viene così dal nulla. Non ho fatto neanche studi di agraria, tra l'altro, vengo da studi di lingue straniere, anche all'università sarei laureato in quello, però un primo imprinting ce l'avevo, tutto il resto ho dovuto imparare dopo. Rispetto a mio zio che aveva deciso di concentrarsi esclusivamente sullo sfuso, anche perché allora vendeva parecchio lo sfuso, io continuo anche con quello, ma chiaramente sono passato anche un discorso di bottiglia, colli bolognesi, doc e così via. La gente che imbottiglia a casa ce n'è poca. Queste sono tutte varietà colli bolognesi DOC o al limite Emilia IGT, che è comunque sempre una denominazione d'origine che poi va in bottiglia.
nel Palazzo Albergati, un'importante dimora di Zola Predosa, scelta da Napoleone come residenza per l'Italia settentrionale, il profumo della mortadella pervade le stanze e la vecchia cucina. Lo chef Bruni la taglia per i suoi ospiti. La mortadella tutti pensano che sia un salume popolare, in realtà invece la mortadella è uno dei nostri salumi più pregiati. Fino alla fine dell'Ottocento addirittura la mangiavano solo i nobili, quindi la mortadella in questi palazzi antichi era proprio di casa. Era talmente importante che anche le salumerie dell'epoca facevano delle proprie vere gare, mandavano il loro tagliatore migliore, che si chiamava il minister, detto in bolognese che vuol dire il ministro, cioè ciò che rappresentava il negozio. Quindi più il tagliatore era bravo, più il negozio era di prestigio. Alle dame gli si riservava un trattamento diverso. Il maestro di coltello la metteva sulla lama e la offriva alla dama. Lei, molto onorata, no, di questo servizio, con molta eleganza, la prendeva con l'indice e il pollice, la proteggeva con le tre dita e con un gesto molto elegante. I giardini all'italiana dei grandi palazzi lambiscono i selvatici boschi delle colline. I castagneti di Medelana, un antico insediamento sopra Sasso Marconi, sono noti per l'abbondanza e la qualità dei funghi porcini. I funghi che nascono spontanei in questo territorio hanno un grande profumo, compreso appunto il porcino, detto alla bolognese il biondo, no? Perché ha queste caratteristiche di essere molto chiaro nella parte superiore della cappella. È il terreno sabbioso per la presenza in epoche remote di lagune e spiagge marine che conferisce ai funghi questa particolare intensità aromatica. Vedi? Un po' di muffa nel terreno c'è, se arrivasse la benedetta acqua, senza che venga freddo freddo. Nonostante Federico sia un esperto cercatore, dei funghi nemmeno l'ombra. Abbiamo un terreno molto secco, molto arido, quindi i funghi stentano a nascere. Speriamo nel tartufo. Per fortuna sulla strada si possono trovare a buon prezzo. La casa di Giancarlo è in una posizione strategica e dai boschi vi si arriva facilmente per consolarsi della scarsa fortuna. Sono amici di paese, da sempre si dividono i raccolti del bosco, parlano di funghi favolosi e grandi tartufi. Giancarlo, secondo te quello là è un sasso? Beh, eravamo a 40 metri, secondo te è un sasso? Secondo me sì, era un porcino che era così. Ed era alto così, era più alto dei mirtilli. Giancarlo è il cuoco indiscusso. Oggi, al posto dei funghi sperati, prepara pomodori verdi fritti. Sono quelli che a fine stagione non matureranno e non li vuole sprecare. Ricorda il suo esordio nel mondo dei tartufi. Il primo tartufo non si scorda mai. Era un tubero eccezionale. Una volta, con un amico e un cane... A un certo momento il cane va in una posizione che noi non ci eravamo mai andati. Comincia a raspare, raspa, e abbiamo fatto uno scavo fondo 1,40 m. Poi dopo, prova, l'abbiamo rotto in due. Era 1,350 kg. Finito di trovare quel tartufo lì, il cane ha iniziato a raspare di fianco. Ce n'era una pallina, che ha una bella... Palla lo stesso, che era 350 grammi. Quella non l'abbiamo rotta. È stata un'apoteosi, diciamo. Finalmente si è aperta la stagione del tartufo. Diventa come una droga. Se non vai a tartufi ti manca come l'aria. Oh, ecco questo. Adriano e Pupa, nei boschi di Savigno, ricominciano a cercare il loro tesoro. Dov'è che lo senti? Dov'è? Pupa, to. Dov'è? Toppa lì, guarda. Adesso lei vuole il premio, vedi? Bravo.
è piccolino perché col secco non è cresciuto, ma questo è un tartufo buono. Proprio un odore di tartufo. Il buco va richiuso bene perché probabilmente lì ce ne torna un altro. Dove ci fa il tartufo nero si vede che ha un'acidità, che ha qualcosa, che intorno alla pianta non c'è erba, è tutta rasata. Questo non succede nel bianco. Sono misteri belli così. Il mio compagno non solo nel tartufo, sono compagni di vita, ecco. E a tartufo siamo praticamente una cosa unica. Per un tartufaio vale più che, non dico della moglie, ma quasi. Qua a Savigno, quando io avevo 12 anni, andavano tartufo in due persone. Tante volte non sapevano che vendere i tartufi. Il periodo da ottobre a dicembre, per i ristoranti, per i negozi, era il periodo peggiore perché non c'era la bella stagione. Adesso automaticamente è diventato il periodo più bello, come il mare, in agosto. Savigno ora è città del tartufo e anche nell'aria della piazza Pupa sembra annusarne il pungente profumo. Nella piazzetta di Pia Maggio ritroviamo quello spiritello sempre pronto a divertirsi e a stare in compagnia. Ogni occasione è buona per uno scherzetto o per fare un po' di musica. All'arrivo degli amici spuntano gli strumenti. Placida suona il violino, Davide la fisarmonica, Bruno la chitarra. Si balla il valzer di Gigino, un ruggero, una giga, una manfrina o il saltarello. Se non balli, tieni il tempo con le mani o battendo il piede. Anche i ciclisti si sono fermati, attratti dal bel clima festoso e dall'allegria. Produrre biologico pone dei problemi nuovi ogni giorno. I contadini della valle sono molto esperti di vino e di frutta, ma nessuno finora coltivava ortaggi. Tra le cicorie e le bietole del podere, Daniele cerca di scovare il nuovo invasore che sta attaccando le giovani piantine. Ce n'è del danno, sì. Qui c'è del danno. È un nemico nuovo. Adesso andrò a consultarmi con Michele e decidiamo se trattare o come agire. È partita da, appunto, dall'autoproduzione e dalle richieste, diciamo, è partita dalla parte del consumo, l'idea di fornire direttamente delle famiglie di amici che abitavano ancora in città, amici d'infanzia del quartiere più vicino qui di Bologna, Borgo Panigale, hanno iniziato a chiedere: ma perché non ci porti le verdure a noi, tu che le fai tante? Sono dei gruppi di acquisto solidali, delle persone che si organizzano e ci fanno degli ordini di verdura e noi prepariamo delle cassette che possono essere di importi diversi a seconda della stagione, del momento, di quello che c'è in campo. Mentre mettiamo diversi tipi di verdure. Daniele parte all'attacco dell'animale sconosciuto, armato di piretro, e dispone del Bacillus thuringiensis, rimedi ammessi dal disciplinare dell'agricoltura biologica. Ho cresciuto i miei figli piccoli per tanti anni e mi sono occupato di quello. E poi dopo, man mano che loro mi hanno lasciato un po' di tempo, ho iniziato ad allargare l'orticoltura, che era la parte che più mi piaceva, mi interessava. Ho cercato di farne un mestiere, di camparci, di mantenermi di questo. Nel bolognese è molto apprezzato. Qui, quando sarà un po' più grande, viene tutto fasciato, chiuso come un ombrello, legato in due punti, impacchettato con della plastica nera e richiuso, e ha lasciato lì almeno 20-25 giorni, un mese. Questo lì più diventa bianco. Qua sotto ci sono dei porri. Questa parte l'abbiamo impacchettata perché siamo un sistema di lotta naturale alla mosca del porro. Si fa più varietà possibile, anche delle volte a scapito un po' dell'efficienza produttiva. Noi abbiamo bisogno, vendendo tutto nei mercatini o
o ai gruppi d'acquisto, alle famiglie così, di avere una gamma ampia di prodotto, e quindi ci sono piccole parcelle di molto differenziate di tante cose. Questo, insomma, dal punto di vista dell'efficienza economica non è il top. Dall'altro è un po' più interessante che come lavoro, se vogliamo, insomma, se no questa poteva essere un'azienda solo di zucchine e noi raccogliamo zucchine tutto il giorno, tutta l'estate, la primavera, l'autunno. Quest'anno l'uva è molto bella e Anna Maria non avrà problemi a vendere la sua uva in cassetta al mercato. Quella è acerba. Vedete che non ha la trasparenza, anche se ci arriva il sole non è trasparente. È la Chasselas, l'uva ormai rara che si vendemmia con il sole in fronte per vederne in trasparenza il grado di maturazione. Quello che sto facendo si chiama sgiurinare, da jurein, che sono le forbici nel nostro dialetto. E in passato, quando c'era davvero tanta di quest'uva qua che veniva esportata, le donne che andavano a sgiurinare erano veramente tante, perché questa veniva confezionata esattamente come ve la sto facendo vedere, in questi platò di legno. Adesso ci sono gli amanti, i conoscitori di queste uve un po' di nicchia, e ci permettono di venderla bene anche al mercato all'ingrosso. Ne esistono alcune viti singole qui e là, sulle colline bolognesi, ma come vigna di Chasselas, la sua è rimasta l'unica. La piccola Cassia lascia la pianura giungendo alla collina di Monteveglio, sale al borgo e all'abbazia. Attraversa il crinale e raggiunge Castello di Serravalle. In età medievale il percorso della piccola Cassia, nota come Via Longobarda, collegava la pianura padana con la Toscana. Sono le cosiddette terre di Jacopino, un comandante bolognese messo a difesa dell'ultimo confine verso Modena. Luigi, che con la sua associazione ne ricorda il nome, si prende cura dell'orto medievale. Un orto medievale è la riproduzione di un orto come immaginiamo che fosse nel Medioevo, e all'interno di quest'orto si coltivano sia verdure che fiori. Le verdure che noi troviamo in un orto medievale non sono le stesse che troviamo oggi, quindi ci sono solo quelle piante come i cavoli, come le lattughe, come le rape. Qui siamo nella zona dove si coltivano le piante officinali, aromatiche. Abbiamo per esempio l'assenzio, che è una pianta dal gusto molto amaro e utile per il fegato. Abbiamo il dragoncello, che serviva per l'aromatizzazione dell'aceto. Sulla piccola Cassia che passa al confine tra Bologna e Modena si avverte ancora l'antica rivalità fra le due città. Qui le crescentine di Bologna si chiamano già gnocco fritto, ma è sempre la stessa farina, acqua e un po' di sale. Ed è sempre festa quando arrivano calde calde sul tavolo. Uva Chasselas e gnocco fritto si sposano per la merenda. Il sole tramonta sui luoghi di una delle più grandi battaglie campali del Medioevo, quella tra bolognesi e modenesi, cantata nel poema La secchia rapita del Tassoni, che ben rispecchia lo spirito burlone e goliardico delle colline bolognesi.